Eccoci qua, ciao a tutti, amici di Aldistein TV, non si vede, si vedrà mai niente, va bene. Allora, oggi siamo qua, abbiamo anche una doppia inquadratura, ciao, dall'alto, speriamo che funzioni, per fare un unboxing. Allora, in realtà come vedete questo l'ho già aperto, perché era leggerissimo e ho sospettato, infatti era così, che è una cosa che mi serve per questo. Quindi, sì, l'oggetto piccolissimo, l'ho messo in una scatola enorme, qui vedrete. Ma apriamo il nostro pezzo forte. Non ho preso la forbice, sono cretino, va bene. Arrivo. Come sta a posto, efficiente. Eccola qua. Allora, andiamo a fare il nostro unboxing. Una cosa che ho visto, un po' tutti gli youtuber, e comunque mi serviva sul lavoro, lavoro un po' di più di prima. Ah, wow, spero che lo vediate, questo non serve più. È lui, Asus. Allora si apre. Ah già, qua. Sono abituato a fare gli unboxing, si vede, no? Sto aprendo al contrario. Fighissimo, guardate, appena apri la scatola, subito la scritta. Batterie, ah, c'è anche un mouse qua, carino. Non so, poi ci fosse anche il mouse nella confezione, può tornare oggi. C'è un mouse, avete capito che cos'è? Sì, è un PC portatile, ma Chromebook. E si fa bello da toccare, questa è la scritta a rilievo, il marchietto Chrome. Dietro fatto così e ora andiamo ad aprire. Mi è molto comodo se lo devo portare in giro per lavoro. Comunque il mio vecchio PC ogni tanto mi ne vuole in questo. Perfetto, vediamo se si accende. Non si accende, va bene. E no, bellissimo intanto, ragazzi, mi è fantastico. Comunque io ho visto altri video di recensione, l'hanno fatto vedere, l'hanno provato e sono trovati tutti bene, fantastico. Io comunque qui vi ho fatto l'unboxing, poi vi farò una recensione e prossimo video ne sapremo di più. Cosa c'era in questa scatola che ricordava questo? Questa ha una memoria sua di 32 giga e 8 giga di RAM. Ma c'ha lo slot, dovrebbe essere qui, esatto, qui, per la SSD. E ne ho presa una, pagandola pochissimo, 7 euro in effetti. Poi vi metto tutto in descrizione, link, anche se non è sponsorizzato. Che guardo la per parlare qua, devo guardare, anche se non è sponsorizzato. Cioè, sia qua e qua. E da 500 giga, così come una. E da 500 giga, così come una. Da usare come memoria esterna, non interna, anzi.
Che altro abbiamo qua dentro? Come detto, abbiamo trovato il caricabatterie, molto bello, uguale a quello del cellulare, fra l'altro. Type-C. Figo. Il comodo mouse, che non credo che userò mai, però è buono sempre da avere. Io utilizzo molto i mouse, mi piacciono di più i mouse wireless. Wi-Fi, quindi penso che si possa usare pure quello, quindi userò quello, mi trovo molto più comodo. Non so, anche darsi, tanto c'è anche un altro così piccolino, però. Queste siano garanzie e istruzioni, non servono le istruzioni a noi. Un altro c'è, penso non ci sia nient'altro, no? Qua c'è niente, ok, va bene così. Allora, questo è quanto. Era il primo di una serie di unboxing. Per cui questo è la su Scrum. Questo unboxing finisce qui. Vi do appuntamento al prossimo unboxing e al prossimo video. Poi se facciamo anche qualche altra cosa. Saluto a tutti da Aldistein TV. O se vedete questo video su TikTok, Aldistein Talk. Perché vi ricordo che io sono presente su tutti i social, quindi seguitemi su tutti i social, mi raccomando. Vi lascio poi alla fine del video tutti i QR code, basta che li inquadrate e pure di iscrivere ai miei social, vi prego, ne ho tanto bisogno. Quindi sono sia su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, non so se li metto tutti, ma sto su tutti. Telegram, vediamo. Comunque, vi aspetto al prossimo video per il prossimo unboxing, ma anche per altre tipologie di video. Devo fare la recensione, eh. Presto uscirà la recensione. Devo ricaricarlo, comincerò a registrarla e poi vedrete la recensione. Registrerò direttamente dallo schermo perché si può fare. Ciao a tutti, amici!